Su questa azione, Brady, vedete, uno dei nuovi acquisti, si è suo zampino in quasi tutti i gol dell'Inter, lancia in profondità Rummenig, il suo cross, sul quale il portiere ribatte proprio sul compagno, Altobelli a due passi, mette dentro ed è l'1-0. Al 21esimo il raddoppio. Causio, ancora Brady che pesca Causio con un bel lancio in profondità, Causio va verso il centro, porge in mezzo e Altobelli gira di sinistra ed è 2-0 la doppietta di Altobelli. Tutti si aspettavano Rummenigge e Rummenigge si vede tre volte. La prima su con una girata di testa non facile su cross di Brady, eccola qui. Poi con un tiro ravvicinato ribattuto dal portiere, bella la sua giravolta, il suo tiro è pronto ma la respinta è altrettanto pronta. E infine verso la fine del primo tempo, quando viene colpito da dietro da Nobili, realizza un gesto veramente poco nobile, lo colpisce alla caviglia e Rummenig non rientrerà poi in campo nel secondo tempo. Vedete Rummenig è dolorante. Nella ripresa l'Inter forza un po' di più i tempi, ma prima Marini, come vedremo adesso, e poi Muraro trovano sulle loro conclusioni altrettanto efficaci risposte del portiere ospite. Ecco il cross con la girata di testa di Muraro, la deviazione del portiere. Per vedere il terzo gol bisogna attendere 30 minuti. Ancora Brady trova un corridoio per Fasinato che sigla il 3-0. Un minuto e mezzo dopo, anche il volonteroso Francavilla ha il suo momento di gloria con Susi, che gira in rete un cross di Budelacci mancato da Zenga. È il 3-1 sul quale si chiuderà la partita, nonostante l'Inter crei altre occasioni da rete. Ed è tutto da Milano.